Buonasera a tutti, alla Doc con Romolo. Giustamente stasera, come cena, mi faccio un bel crudo e mangiato alla Doc. Alla Doc come noi, giustamente. Siamo sempre noi. E giustamente quando tutto è alla Doc, niente non è alla Doc. Perché giustamente quando le cose poi non saranno mai più alla Doc, noi li facciamo diventare alla stra doc. Ma dai! Ah, ma perché quando è fame, ti tira il sangue e chiama sangue. E quando c'è il sangue e chiama sangue, bisogna mangiare il sangue e chiama sangue. Certamente qui ci vuole anche un po' di pane. E non ci stai. E il pane non ci stai. E lui spoglierà. Un pane non ci stai, lui spoglierà. E giustamente, visto che c'è anche il pane, ci deve scongelare, giustamente, il mio padre, quando prende il pane fresco, fa bene a congelarlo, perché poi lo mette nel microonde e si scongela meglio e si mangia alla dopo. Dai! Il fegato crudo di manzo alla dopo. In compagnia con un bel bicchiere di lambrusco mantovano alla Doc. Veramente ho un po' la tosse e un po' di la voce è un po' scaduta perché quel sacco Bruce Lee. Mi ha abbassato un po' di tono. Alla vostra salute. Madonna mia! Ecco qui, il nostro pane, bello, scongelato. E diamo inizio, scusatemi, alle danze, perché giustamente la procedura è quella. Allora, io in realtà vorrei assaggiare un pezzo di fegato con la procedura, sale, anche qui sale, perché giustamente il mio manager, grandissimo Alessandro, lui gli mette anche il limone, però vediamo com'è. Io questo va a farsi bene. Questo qui non è come sai. Questo fai così. Pepe. Perché lui mette sale, pepe. Come giustamente sto facendo io ora alla Doc. E poi ci mette anche limone. Cioè quella cosa là, devo capire com'è. Ma dai. Ecco qua. Giustamente quando c'è la parte aperta del frigorifero, che è questa qua che è secca, bisogna tagliare e poi giustamente facciamo un pezzo con limone, questo qua. Bene, ecco qua. Alla Doc e mi mangio il pezzo con limone, giustamente io voglio vedere com'è. Vediamo se il mio manager dice che è buono. Vediamo. Mamma! Da Brescello con Romolo alla Doc. Ma dai! Fegato di manzo crudo e mangiato.
alla Stradoc. Ma dai! Crudo e mangiare. Buono con i voi. Buonissimo. Ora aggiungiamo quello senza limone. Arrivo e mangio da lei. Madre. Madre. Allora, sono due gusti diversi. Il limone ovviamente lo cuoce, guardate, lo cuoce. Lo cuoce, però è sempre crudo. A stasera di crudo e stamattina da lei. Però è buono. Ti pizzica. Ti pizzica l'umore. È buono. Però di essere buono è buono, eh. Madonna me. Però con lo sale e pepe. Mamma! Piano con me. Ma dai! Male. Anche perché lui, il mio manager carissimo, grandissimo Alessandro, lo mangiava quello di manzo, lo mangiava quello di vitello, quando già si tiene il vitello, azzecca il limone. Però anche nel mangio è ottimo, però ti dà quel senso di aggressione, perché ti dà di, ti pizzica. Però è pure stesso a punto plitz. Male. Male. Calpettina. Alla doc. E mangiato. Male. Maya! Maya! Dovete? Ci sono anche due, altre due fette che vi faccio vedere, perché quelle mo sono una fetta a mio padre e una fetta a mio fratello. Giustamente anche loro hanno l'anima di mangiare il fegato, guardate, dogma. Assolutamente, io quello mio l'ho mangiato, mo quello su loro, sto mangiando piatti loro. È giusto per alleggerire la serata, giustamente, la cena. Innanzitutto un brindisi speciale a tutti voi, vi voglio tanto bene. Alessandro, il fegato col limone è buonissimo, forse nel vitello sarà ancora meglio, però io
posso mangiare, se c'è fame è perché il fegato mi piace. Ma dai! Alla salute a tutti quanti i fratelli. Mi raccomando, chi non è iscritto ancora sulla nuova, il nuovo canale alla Doc con Romolo, iscrivetevi alla Doc, sempre alla Doc. Giustamente, giusto per allegreare, allegria, ma fica a me, basta che si mangi, allegreare il piatto, ci aggiorniamo con queste meravigliose sardine sott'olio alla Doc. Madonna me! Cotto e mangiarlo. Questo non è fame. Questo è fame assassino. Male. Che se fa mai chimica? Ma dai! Male. Male. Volevo fare, ma voi ci seduto mai la canzone della fama chimica? Sì, penso di sì. Perché giustamente la canzone della fama chimica è fama chimica, fama chimica, fama chimica, 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 chimica. Te fammi chimica, fammi chimica, fammi chimica, 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 fammi chimica, 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 chimica. Voglio fare la chimica. Male. Male. Io fanno assassino. E quando fanno assassino, li fanno i chimici. Perché oggi come oggi l'aria, l'aria è inquinata, aerei, benzina, nafta, grasso, respirando quell'aria cattiva ti mette la fame chimica, perché oggi l'aria è tutta chimica. Chimica no, come quello che pensate voi, certamente. Ormai l'aria è tutta chimica. Che ti faccio mangiare, è buono. Male. Male. Quindi la vita è bella sempre, praticamente bella sempre. Che proprio di inimmaginabile. Insomma, anzi, si diverte, sta bene. Mamma! Mostrano, domani giusto mi chiudo. Dopo che si muore, si muore tutto quanto. C'è da fecchio. E allora? Ci divertiamo, mangiamo, beviamo, madonna me!
Ah, va, sono mangiati tutto, già. La prossima papà e sua papà e poi si ingazza. Ti devo stima. Ci ma fa la mai quella vita. E niente ragazzi, io mi degusto questo bel bicchiere di Lambrusco Mantovano alla DOC, perché quando tutto è alla DOC, niente non è alla DOC, sempre alla DOC con l'uomo. Madonna mia. Ma c'è un altro problema, che il mio fratello è andato a fare la spesa e ha detto che la settimana prossima, da lunedì, questo qua, questo supermercato deve chiudere perché lo devono aggiustare, ma devono fare ancora più grande. Il gestore di questo vino qua, speriamo che sta, perché se non c'è più, non è dopo un tiro chiesto. Guardate mio fratello che vino ha comprato, e io l'ho assaggiato, buonissimo, alla DOC. Allora, questo si chiama questo vino Gualtieri Lambrusco di Mantova secco. Questo praticamente è un Lambrusco Mantovano alla DOC. Ma dai! Guardate, bello. Bello e genuino come voi, guardate. Io l'ho assaggiato, è buonissimo. A basta che mezza bottiglia. Che stessa se farei tu. Questa è 11 gradi, 11 gradi alla DOC. Questo Lambrusco, provincia di Mantova, vino frizzante rosso secco alla DOC. Però anche a me la macchia plus. Speriamo che nel frattempo che questo supermercato apre, il fratello diventa un'altra parte. Ha trovato questo, buono, meglio di ora. Ha recuto Prince. Oh, una bottiglietta è 2,50€. 2,50€ sono 5 malari. Ma siamo a 7. E niente. Che vi devo dire? Io vi ringrazio come sempre. Crudo e mangiato. Giustamente. Sempre alla DOC con l'uomo. Termina qui, io mi faccio questo bel bicchiere di vino alla vostra salute di tutti quanti, perché veramente stiamo andando bene e senza di voi mi state dando tanta fortuna e tanto benessere, e vi ringrazio per tutto quello che state facendo. Vi voglio bene e buona cena a tutti. A domani per il prossimo video. Vada, puro, e quando è secco è secco.